Come abbiamo visto nella scorsa puntata, i tre sospetti segnalati sui documenti McNaghten sono con ogni probabilità totalmente innocenti. Anche l'ispettore Aberline, colui che più di ogni altro si occupò del caso Jack lo Squartatore, aveva pochi dubbi in proposito. Il famoso ispettore aveva infatti nel proprio radar un altro uomo. Un uomo che, viste le sue azioni, sembrerebbe in effetti il colpevole ideale. Stiamo parlando del terribile George Chapman. Ma andiamo con ordine. George Chapman, il cui vero nome è Severin Klosowski, è un immigrato polacco trasferitosi a Londra nel 1887 dopo studi da chirurgo a Praga. Nella capitale britannica, Chapman trova lavoro come parrucchiere e dopo alcuni mesi apre una sua bottega da barbiere nel quartiere di Whitechapel. Nel 1889 sposa una donna polacca, Lucy Baderski, e i due mettono al mondo un bambino che morirà a pochi mesi dalla nascita per una polmonite. La coppia poi si trasferisce negli Stati Uniti, ma il rapporto non funziona e ritornano a Londra da separati. Poco dopo il ritorno, l'uomo metterà incinta una certa Annie Chapman, da cui prenderà anche il nome. Ma anche in questo caso, la vita di coppia non va e i due si separano. Nel 1895, Chapman si risposa con Mary Isabella Spink e usa i soldi della donna per aprire un nuovo negozio da barbiere. La vita coniugale è atroce. Chapman picchia di continuo la moglie, finché la donna si ammala gravemente di un male sconosciuto che la uccide in pochi mesi. Dopo un breve lutto, Chapman prende nuovamente moglie. Questa volta è una commessa che lavora per lui, Bessie Taylor. La storia non cambia. Botte, male sconosciuto e morte della donna tra atroci sofferenze. Non soddisfatto, l'uomo si sposa ancora nel 1901 con la 18enne Maud Marsh. La novella sposa finirà cadavere l'anno successivo, sempre per un male sconosciuto. Questa volta però accade una cosa che Chapman non aveva previsto. La famiglia della povera Maud si insospettisce e richiede un'autopsia. La scoperta del medico legale è sconvolgente. Nello stomaco della ragazza vengono trovate forti tracce di arsenico e antimonio, un veleno incolore, insapore e solubile in acqua. A questo punto la polizia arresta Chapman e fa riesumare i corpi delle due mogli precedenti. Anche nei loro corpi vengono trovate abbondanti dosi dei due veleni. L'uomo viene quindi condannato a morte tramite impiccagione, pena che verrà eseguita il 7 aprile del 1903. A seguire questo caso c'è l'ispettore Godley, che qualche anno prima si era occupato in prima persona anche dei delitti dello squartatore. Sarà proprio Godley ad accomunare i delitti di Chapman a quelli di Jack e ad indagare in quel senso, facendo scoperte molto interessanti. Innanzitutto destano sospetti i suoi spostamenti. Gli omicidi iniziano poco dopo l'arrivo di Chapman a Whitechapel e si concludono poco prima della sua partenza per gli Stati Uniti. Ed è proprio allora che negli USA iniziano delitti simili, concentrati nella cittadina di Jersey City, la stessa cittadina dove Chapman è andato ad abitare. I delitti americani cesseranno poco prima del ritorno dell'uomo a Londra, quando inizierà ad uccidere una moglie dopo l'altra. Ricapitolando, abbiamo un uomo che non si fa problemi a uccidere, che ha studiato da chirurgo, che vive a Whitechapel nel periodo dei delitti, che ha caratteristiche fisiche riconducibili allo squartatore, che, racconta la prima moglie, esce spesso la notte, probabilmente frequentando prostitute. Ed infine c'è il fatto degli omicidi a Jersey City, proprio nei mesi della sua permanenza americana. Troppe cose per essere solo coincidenze. Godley è sicuro che sia Chapman il killer e Aberline lo è altrettanto. Purtroppo manca la prova definitiva, per non parlare di una confessione vera e propria. Chissà, se i giudici non avessero avuto così tanta fretta di impiccare Chapman, magari oggi non parleremmo dei delitti di Jack lo Squartatore come di un mistero insoluto. Oltre a Chapman, che resta comunque il sospetto più probabile, nei decenni si sono fatti i nomi di centinaia di possibili killer e di teorie più o meno strampalate.
Impossibile raccontarle tutte, e forse anche inutile, visto che quasi tutte sono state create ad arte per vendere qualche copia di un libro o per avere qualche punto di share televisivo in più. C'è però una teoria, strampalata quante più di altre, che è riuscita a farsi largo e a conquistarsi un posto nel cuore degli appassionati. Una teoria tanto improbabile quanto affascinante. Sto ovviamente parlando della cospirazione reale. Tutto comincia nel 1973, quando la BBC decide di produrre l'ennesima inchiesta sui delitti di Whitechapel. Durante le indagini giornalistiche si fa avanti un informatore che invita i reporter a contattare Joseph Sickert, figlio del pittore impressionista Walter Richard Sickert. Secondo l'uomo, Sickert ha delle informazioni molto interessanti sull'intera vicenda. I giornalisti vanno allora a parlare con il figlio del famoso pittore e la storia che ascoltano ha dell'incredibile. Nell'anno degli omicidi, infatti, Walter Sickert era solito aggirarsi nel quartiere di Whitechapel in compagnia del suo caro amico, il Duca di Clarence, meglio conosciuto come Principe Alberto Vittorio, nipote addirittura della regina. Stanchi della mondana vita di corte, i due si aggiravano spesso per quei bassi fondi pericolosi, giusto per provare un brivido a cui non erano abituati. In seguito accadde però una cosa che non avevano preventivato. Il principe si innamorò infatti di una popolana, tale Annie Elizabeth Croc, che in breve tempo rimase incinta. Il nobile, sorprendendo tutti, si prese le proprie responsabilità, rimanendo a vivere con la ragazza a Whitechapel sotto mentite spoglie. Purtroppo per la coppia, la vita vera non è una favola, e questo fatto fece andare su tutte le furie la regina Vittoria. Oltre a non avere sangue reale, la Crocca aveva anche la colpa di essere cattolica. Tutto questo faceva di sua figlia un erede al trono di umili origini e soprattutto della religione sbagliata. Cosa inconcepibile per l'epoca. Il rischio sarebbe stato quello di scatenare una vera e propria guerra civile. Non c'erano altre soluzioni. Bisognava mettere tutto a tacere. La regina incaricò quindi Sir William Gall, suo medico privato, di risolvere in fretta la questione. Il medico mandò un gruppo di uomini a prelevare la coppia, ma la bambina non venne trovata. Annie finirà in manicomio, dove verrà torturata fino alla follia, mentre il principe Alberto Vittorio verrà costretto a tornare al mondo da cui era scappato. La storia si sarebbe conclusa qui se non fosse stato per Mary Kelly. Era stato proprio Sickert, il pittore, ad assumerla come bambinaia della piccola, che durante l'assalto alla casa è fuori con lei. Spaventata, Mary Kelly affida la piccola a un convento di suore. In seguito, avendo perso il lavoro, non ha altra scelta che tornare in strada a prostituirsi. Il problema è che la ragazza è informata del segreto reale e, complice l'alcol, inizia a parlarne spesso, soprattutto con le sue amiche, Polly Nichols, Liz Stride e Annie Chapman. Gall non ha altra scelta che tornare in azione. Il medico, che forse era mentalmente disturbato, decise allora di creare la figura di Jack lo Squartatore, ispirandosi a una serie di rituali massonici per far capire a tutti cosa succede quando si sfida la corona. È lui a compiere gli omicidi in prima persona, commettendo l'omicidio più brutale proprio contro la Kelly. Secondo Joseph Sickert, suo padre rimase così colpito dalla brutalità degli omicidi che negli anni a venire inserì numerosi indizi nei suoi dipinti per tramandare la verità. Ad esempio, il quadro che state osservando mostrerebbe gli attimi precedenti all'omicidio di Mary Kelly. C'è qualcosa di vero in questa storia? Difficile dirlo. Di sicuro non ci sono prove. C'è chi, come la scrittrice Patricia Cornwell, è convinto che sia lo stesso Sickert il vero squartatore, ma anche questo non è minimamente provato. L'unica sicurezza è che la storia della cospirazione ha tutte le carte in regola per essere un ottimo thriller.
Non a caso negli anni 90 la coppia Alan Moore e Eddie Campbell pubblicò la graphic novel From Hell, ispirata proprio a questa storia, da cui venne tratto l'omonimo film con Johnny Depp nel 2001. Consiglio a tutti di recuperare il film e soprattutto il magnifico fumetto, vera e propria pietra miliare della letteratura disegnata. Se il video ti è piaciuto, ricorda di mettere un bel mi piace, condividere e commentare. Se non ti è piaciuto, spiegane pure i motivi, poi attendi i demoni che ti verranno a prendere nel cuore della notte. Nel frattempo, ricordati di iscriverti al canale e alla nostra pagina Facebook.